Hola bella gente, bentornati sull'ottimissima Warcraft 2. Allora, non riconoscete il posto dove sono perché sono in una nuova torre. Questa qua di mezzo tra quello che abbiamo fatto l'ultima volta, cioè lo smarmellatore di ossa, gigante, incredibile della vita, e la farm di scheletri che tra l'altro sto mettendo a posto perché a quanto pare il sistema di killing è un po' un problema, mi farò aiutare. Comunque siamo qua in questa nuovissima torre per cominciare il sistema di farm automatica dei log, quello lì. Cominciamo con il sistema dell'acqua, perché chiaramente devo raccogliere la roba. Aspettate, datemi un secondo che devo prima raggiungere un'altezza. Diciamo qui mi va bene, parcheggio l'altro elevator, così sono contento e tranquillo se per caso voglio tornare. Devo metterci solo uno perigno che non ho, quindi sto cacchio, che palle. Allora, il sistema che andiamo a fare ora è un sistema del tutto simile a quello che ho fatto per la farm di scheletri per portarli tutti al centro, ma è un pelo migliore assai. Cazzo, parlo come Marcus Crohn, sono vergognoso. Ora facciamo una fonte infinita, che tra l'altro l'ho sbagliata perché non vai qua te. Bene, rimodifichiamo la questione. Non ho abbastanza blocchi, no, non ci credo. Dai, che palle. Lag. Guarda te se mi tocca usare dei log perché non c'ho i blocchi, non c'ho, e mi scoccio andarli a prendere, perfetto. Così possiamo fare tutta la farm pian piano. One eternity later. Tua madre, ma perché? Ora, smontiamo questa parte qui che non mi serve più l'acqua infinita e vediamo che arriva perfettamente dove devo arrivare. Se io sdroppo un blocco qui, lui va e viene ciucciato dalla questione. Quindi eliminiamo anche questo blocco qua, lo recuperiamo e l'elevator è abbastanza in alto. Speriamo di poter rompere i blocchi. Ora abbiamo fatto il sistema di raccolta e dobbiamo cominciare a pensare al sistema vero e proprio. Il sistema vero e proprio è composto da queste cose qua. Anche se mi sa che mi sono dimenticato un pezzetto di sabbia. Però un'altra cosa che necessito sono altri blocchi d'appoggio, perché senza chiaramente non andiamo da nessuna parte. Allora mettiamo di nuovo il legno, che non mi serve più. E andiamo, salve signori mob, come state? Tutto a posto? Ah, e un'altra cosa, penso che utilizzerò i Sakura Sapling, perché il buon miele è velocissimo. Crescono in un istante, ne ho fatto veramente tanto lasciandolo farmare veramente, veramente poco. Allora, quella farm lì, adesso fate fatica a vederlo da qua, ma è composta da diversi macchinari. Sono esattamente questi macchinari: l'Observer, il Block Placer, diversi Block Breaker, pistoni, dispenser, e mi sono anche scordato le slab tra l'altro, quindi sì, non me ne serviranno tantissime, però si sa mai, io me le prendo. E vabbè, le ender chest, in questo caso quella marrone marrone bianca, che è quella per il bon meal, che dovrà ricaricare in continuazione il dispenser. Adesso comunque li prendo giù. Allora, di questi me ne servono 3, 4, 5, una singola slab, questi cosi qua, frame red alloy wire, non so quanti, voi pigliatene giù che non si sa mai, l'ender chest, il block placer, due observer, 5 anche di block breaker. Ho dimenticato una cosa qua, che è il timer, che non vedo, quindi non è qui. Il timer è qui, sta ceppa, ne devo fare un altro. Benissimo, adesso vi faccio vedere come si crafta un timer, dai che facciamo presto. Allora devo craftarmi uno di questo. Vabbè, questo è facile. Questo mi serve 2 e 3. Quello l'ho già fatto per 3, quindi è a posto. Quindi posso cliccare così e ho il timer, perfetto. Ok, siamo qui. Non posso shiftare, quindi devo semplicemente andare molto piano. E a parte fare questa cosa qua che non mi piace mai nella vita. Block placer lo mettiamo
Boh, dove cazzo lo metto il block placer? Centrale, proprio dritto così che guarda in qua. E il block placer piazzerà qui che mi servirebbero. Ecco cosa non ho preso, la terra, ma porca miseria. Il block placer dovrà essere refillato continuamente e costantemente. Sono indeciso se metterglielo qui dietro o di sopra, perché di sopra mi copre un blocco solo, quindi di sopra è meglio. Di sopra con la mia ender chest verde. La mia ender chest verde, esatto. In cui metterò tutti i sapling che andranno qui dentro, che ha il suo spazio, il suo inventarietto. Poi, blocco di terrame, qua, di qua, 1, 2, 3, 4 e 5. Poi deve fare 6, 7, 8, all'ottavo, l'ottavo blocco, sotto l'ottavo blocco, la slab, nel punto basso, perché altrimenti non va. Dobbiamo metterci, via un attimo i blocchi d'appoggio. Il dispenser, che è invece quello che verrà refillato con il bone meal, ecco. Quello che verrà refillato con il bone meal e sopra, girato così, l'observer block, che quando l'albero cresce, giustamente, dà l'impulso di redstone. Prima di fare il meccanismo, a sto punto facciamo i breaker, i block breaker. Tempo. Questi fanno esattamente l'opposto del placer, cioè rompono il blocco che hanno davanti. Come vedete, allora il sistema è molto molto stupido in realtà, non è difficile. Quella slab lì non permette all'albero di crescere più di un tot. E cosa vuol dire? Che il legno arriva al massimo fin qui. Il legno, appena l'albero cresce, parte l'impulso di redstone di questo ciccio ciccio qua, spinge avanti i blocchi, vengono rotti da questo qui che avrà un impulso specifico. Particolare e basta, si rompe e vaffanculo e va tutto via. Insomma, ecco, avete capito. Comunque adesso dobbiamo estrarre l'impulso dal di qua. Adesso One eternity later. ho fastidio. Allora abbiamo detto redstone, redstone, puff, puff, e poi continuo la striscia. Eccolo qua. Puff, semplice semplice. Vediamo se va. Could be walk. Semplice, tranquillo, elegante. Perfetto. Semplicemente dovrò lasciare questi blocchi qui. Punto. Sistema fatto. Allora, il legno viene spinto. Ora, ci manca l'altro meccanismo. Timer che dà l'impulso. Bisogna stare attenti perché è molto facile. Allora, timer qui. Ok? Adesso non è disattivato, però si può disattivare tranquillamente con una leva. A sto punto entrano in gioco questi che possono interfacciarsi. È vero, vediamo. Lo sapevo, bastardi. Allora, non è un grossissimo problema, però è un po' una rottura di bolle, perché ovviamente dovrò fare così. Devo mettere questo in questa direzione qua, che questo invece lo percepisce. Tac, vedete? Questo lo percepisce, lo metti in qua. E da qui poi dopo fai tutto il meccanismo così. Preferisco allungare il tutto. Sono, cioè, molto molto tranquillamente, vanda a mano. Preferisco allungare il tutto di uno perché tanto so che dovrò fargli fare un giro del Menga. E devo trasportarli anche dalla parte opposta. E non vorrei farli passare da qui sotto, ma li farò passare da qua esterni. Perfetto, vedete che fa il movimentino e loro fanno il movimentino. Puff, eccoli. Come vedete, il meccanismo funziona, anche se al momento mi stai dando parecchio fastidio e facendoti passare dal di qua non c'ho la leva a portata di meno. Ah, la leva però si interfaccia, bastardo. Perché qui ci vogliono le due di queste. Diciamo queste, per ora. Con sopra la ender chest, una marrone e marrone bianca. Lo metto così che vado meglio. Qui, se si aprisse, esatto, come vedete c'è il bone meal che sta scendendo tranquillissimo. Ora ci serve solo il sistema che elimina dal di qui. Caviamo sti item barrel che non mi servono. Ok, grazie. Probabilmente ce ne saranno anche di sotto. E questa, la
ma semplicemente qui farò la mia chest di debuff qua con i miei hopper. Meglio usare l'hopper duct, ma non so. Che palle. Devo farmare il resto. Ok, perfetto. E anche questa, cioè, questa è una chest. Adesso vi dico cosa. Allora, il meccanismo è terminato, è completamente finito. Ok, ora vi faccio vedere il sistemino che ho in mente. Ora mi servono appunto questi, i miei tubi insieme ai miei chip. Allora, un chip, due chip, anzi, ascolta, li piglio su tutti. Poi devo prenderne un po' vuoti, il cyan che me ne servirà solo uno, i junction, l'interface, e dovrei già essere a posto in realtà, perché la divisione sarà doppia. Fammi un extractor, perfetto. E ora bisogna solo settarli, perché da qui viene estratto, no? E devo metterci l'extractor chip. L'extractor chip filtrato sulla blacklist. Eccolo qua. E quindi da qui esce tutto. Devo forzatamente, se lo faccio così, mettere qui il junction. Così. Devo metterci il junction, perché altrimenti non ci passo. E quindi non potrei usare questo. Facciamo anche un sistemino volante? No, facciamolo volante, che a noi piace le cose volanti. E fare tre tubi. Uno qua, uno qua e uno qua dietro. Perché? Perché filtrando ci metterò qui, ci va, è quella verde, e quindi ci devono andare i sapling. Quindi questo coso qua faccio così, così, filtro, metto in whitelist e ci metto il mio sapling. La whitelist fa in modo che in questa cesta ci vadano solo i sapling di Sakura. Potevo metterglieli anche tutti e due, però me ne frego. Ed è quella verde che è già collegata là sopra. Quindi se io in questa cesta ci metto i Sakura, puff, vanno qui. Altra cesta, quella blu. Quella blu abbiamo detto che è per la legna. Quindi io prendo questo. Mi serve legna di Sakura. No, non è qui. Allora, senza cliccare cose strane, ne prendo solo uno. Lo apro, lo metto in whitelist e ci metto uno e due, ok? E poi lo metto qua. E adesso, come vedete, in questa cesta ci vanno automaticamente tutto il legno. E quindi già abbiamo la separazione. In più però sto bastardo farma anche il pesce. Quindi di qua ci metto un item barrel, che per un po' va bene. Questi che sono già in blacklist, se ci guardate, vedete blacklist, ne metto uno qui. E tutto il pesce invece andrà qua. Devo rimuovere solo la cobblestone e poi vediamo se worka. E ovviamente devo velocizzare questo coso, perché altrimenti qui... Qual è il tuo problema? Mi si è buggato qualcosa, aspettate, non ho capito. La far funziona. Perché sta funzionando? Funziona, però nella maniera sbagliata. Ok, adesso funziona. Ok, a posto. Ha qualche problema per il lag del server, ma come potete vedere la farm sta funzionando. Ed è solo uno. Come vedete il bone meal su questi alberi qua va a palla. Non so per quale motivo, ma farma come se non ci fosse un domani. Allora, adesso vado giù e vedo se continua a funzionare. Come vedete sta arrivando il legno e pian piano sta aumentando. Vabbè, questo lasciamo stare, che è quello buggato. E di qua tornano i sapling, che al momento è vuoto. Spero almeno che tornino la maggior più possibile, perché altrimenti è un problema non da poco. Vedete? E arriva, e questa è, eccoli. Un po' di sapling vengono giù. Basta, signori, questo è la farm di alberi della Warcraft. Io spero il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi, commentate, condividete. Noi ci vediamo ad un prossimo episodio. E non so parlare. Ciao a tutti.